Buongiorno a tutti. Diamo lettura della parte finale del verbale relativo alla proclamazione dell'elezione alla carica di sindaco della città di Napoli. Il presidente dell'ufficio centrale, tenuto presente il disposto dell'articolo 72, comma 9 del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267, in base al quale, dopo il secondo turno di votazione, è proclamato eletto sindaco il candidato alla medesima carica che abbia ottenuto il maggior numero di voti validi, accerta che il candidato dottor Luigi De Magistris ha riportato fra i due candidati alla carica di sindaco ammessi al turno di ballottaggio il maggior numero di voti validi, cioè numero 185.191 voti validi. Quindi il presidente, alle ore 13 del giorno 27 giugno 2016, proclama eletto alla carica di sindaco del Comune di Napoli il dottor Luigi De Magistris, salve le definitive decisioni del Consiglio Comunale ai termini dell'articolo 41, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267. Con gli auguri di tutta la città, una città che ha fiducia e speranza che lei sappia essere rappresentante di tutti e che oggi idealmente è presente insieme a noi in quest'Aula, dove mi piace immaginare che oltre a tutta la città ci siano tante e tante altre persone che l'hanno accompagnato nel percorso della vita e che noi sentiamo vicini e che quindi vogliamo in qualche modo che anche lei, attraverso queste parole, senta vicino. Auguri, sindaco. Grazie, buongiorno, grazie presidente, grazie ai magistrati, al personale tutto dell'ufficio elettorale per il lavoro che hanno fatto. È un'emozione molto complessa parlare in quest'Aula, non solo perché per la seconda volta assumo la carica di sindaco della, e questa è un'opinione ovviamente mia personale, partigiana, città più bella del mondo, che è una città che amo profondamente, ma perché la proclamazione avviene in un luogo che ha rappresentato una parte significativa della mia vita. Anche 5 anni fa, ricordo, quando entrai nella sala dei busti, attorno a me ci furono chiaramente le immagini di colleghi come voi, ex miei colleghi, l'immagine della mia famiglia. E quindi è un peso ulteriore, ma inteso come carica, non come pesantezza. Io ho solo un modo per ripagare chi mi ha votato, ma anche per conquistare chi ha votato altri o chi non ha votato. Ho una ricetta, che è quella l'unica che conosco, cioè quella di lavorare nell'esclusiva a tempo pieno, a discapito anche certe volte, ahimè, di affetti familiari e di amicizie, ma quando uno ritiene di assumere un incarico di questa portata, la prevalenza l'assume il bene comune, perché se fai il bene comune cerchi di fare in qualche modo il bene di tutti. Quindi per i prossimi 5 anni la mia e la nostra dedizione sarà assoluta per la città, per i napoletani, per i tanti abitanti non napoletani che abitano sempre di più la nostra città e soprattutto per chi soffre. Presidente, come diceva lei prima, per chi magari per adesso ha solo speranza ma non vede ancora concretezza di cambiamento. Io so che chi si accompagnerà a me avrà le stesse caratteristiche e faremo anche in modo, perché sempre di più la politica sia vicina ai cittadini e che faccia accompagnare la sua azione con la questione morale. Presidente, lei mi conosce, come alcuni miei ex colleghi qua, come ormai tanti giornalisti e tanti napoletani. Per me la cosa più importante
e agire in libertà, in autonomia, con onestà, con passione, con coraggio, con umiltà, sapendo riconoscere gli errori quando si commette, insomma tutta una serie di qualità che non so che valore hanno magari nella mediaticità della politica, ma per noi hanno un grandissimo valore. Quindi oggi veramente ho una grande emozione che compensa ogni forma di stanchezza, anche perché noi, basta vedere le nostre facce, il nostro timbro di voce, il nostro corpo, per capire che nemmeno un'ora ci siamo fermati. E questo forse penso che è la cosa che maggiormente ci chiedono i napoletani, ci chiedono di non fermarci e lavorare nell'interesse di Napoli. Quindi questo cercherò di onorare al massimo, questo mandato che ancora una volta mi è stato dato e che mi commuove come nessun'altra cosa può commuovere. E chiudo su questo: è un'emozione incredibile fare il sindaco di questa città. Lo avverto in tanti momenti della giornata, attraversando vicoli, incontrando persone, facendo 10 chilometri a piedi. In campagna elettorale ho fatto 500 chilometri a piedi. La media in 5 anni è stata 8-10 chilometri al giorno. Ma c'è un momento che mi fa mancare il fiato. È quando atterri con l'aeroplano in città. Che siccome l'aeroporto sta in città e vedi Napoli ancora dopo 5 anni, adesso entriamo nel sesto anno, quando atterro dico: ma com'è possibile che faccio il sindaco di questa città, perché mi sembra così complessa, così difficile, così ricca, così piena di storia, così piena di umanità, che mi sento assolutamente inappropriato a svolgere un ruolo di questo tipo. Quindi io vi chiedo di aiutarmi, perché non sarà facile altrimenti andare avanti. Io darò il massimo, insieme non ci ferma più nessuno. Grazie.